traguardo, un'emozione grandissima per noi tutti, perché indubbiamente rappresenta forse uno dei più grandi capolavori della storia musicale dell'umanità. Una messa da requiem che veramente rappresenta questo urlo che l'umanità rivolge a Dio, chiedendogli di assumersi le sue responsabilità di padre. Un po' come l'uomo che alla fine, colto nella disperazione, si rivolge davvero al padre e gli chiede la possibilità di salvezza. Debutto in questa bellissima occasione il Requiem di Giuseppe Verdi e non c'era occasione più bella che poterlo fare in ricordo delle vittime del terremoto a 10 anni da quel disastroso evento naturale che ha colpito tutti noi e che ci lascia sempre con l'amaro. Nonostante lo canti da tanti anni, dal 2006, ogni volta che lo ricanto è sempre la stessa emozione, sempre questa emozione forte e la gioia di appartenere a questa musica, a questo meccanismo celestiale che Verdi ha potuto scrivere. L'idea poi di celebrare il 10° anniversario del terremoto dell'Aquila che ci ha così grandemente colpito con questa messa da requiem penso sia probabilmente l'omaggio più grande a cui noi potevamo pensare. Sacrum per l'Aquila. La commemorazione delle 309 vittime con il Requiem di Verdi è un momento non solo di grande solidarietà, è un momento formativo per i nostri studenti che vengono su una location così importante e guidati dai loro insegnanti per poter esprimere tutta la solidarietà, tutto il dolore e tutta la grande commozione per un evento di così straordinaria importanza che è quello di commemorazione delle vittime del terremoto dell'Aquila. La straordinaria partecipazione di questi solisti, Federica Vitali, Anna Maria Chiuri, Hector Mendoza e Mirko Palazzi, faranno il resto insieme al coro dell'Opera di Parma e alla straordinaria orchestra del Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Siamo qui a rappresentare il MIUR per questa tragedia immane di 10 anni del terremoto all'Aquila. Lo fa un conservatorio, il Conservatorio di Musica di Benevento, di un territorio che già degli anni 80 è stato segnato dal terremoto. Questa sera sarà un Requiem de Verdi molto emozionante. C'è un po' di emozione per tutti e vi auguriamo che sarà un concerto bellissimo. Grazie di essere qui. Penso che mai come in questo decennale del terremoto un messaggio musicale di questo tipo sia essenzialmente quello di cui noi tutti abbiamo bisogno.